fatto piedi su piedi. Sono 27 questi bimbi che per la prima volta ricevono il sacramento dell'Eucaristia. È un momento di festa, ma in modo particolare è un momento di gioia per loro che si sono preparati, che sono pieni di fervore, una gioia che riempie il cuore, è una gioia di tutti noi, perché seguiamo anche noi con trepidazione questo momento così significativo per la loro vita, per la vita della nostra comunità. Bene bambini, vi siete preparati. Siete preparati veramente con impegno, in modo diligente. I vostri catechisti vi hanno aiutato a vivere bene questo momento di incontro con Gesù. E l'incontro con Gesù nell'Eucaristia, che cosa significa? Significa vivere con Lui. Significa che Gesù è presente, che Gesù è il vostro più grande amico, che Gesù ci attende tutti nella beatitudine eterna, in paradiso. Ecco, tre punti, tre riflessioni che le letture di oggi ci aiutano, ecco, ad approfondire questo momento. Prima di tutto, Gesù è presente, voi lo sapete bene. Un giorno Gesù che cosa ha fatto? Ha chiamato gli apostoli e si è messo attorno ad un tavolo, come viene chiamato quel momento? L'ultima cena, bravo. È nel giorno, nel momento, nella sera dell'ultima cena, perché dopo sapeva che lui avrebbe lasciato questo mondo. E dice, ma che cosa di bello, che cosa di grande posso lasciare ai miei amici? Ecco, Gesù, veramente possiamo dire, inventa un modo straordinario, solo lui poteva farlo, quello di rimanere sempre con noi. Ecco, Gesù è attorno a un tavolo, vedete anche noi, abbiamo al centro un tavolo che si chiama il tavolo. Noi lo chiamiamo il tavolo. È un tavolo sul quale verrà posto il pane, il vino, e ancora oggi Gesù prende in mano quel pane. Sapete che parole dice Gesù sul pane? Ve lo ricordate? Prende il pane e dice, questo è il mio corpo. Che vuol dire? Questo sono io. Poi prende il calice, il bicchiere del vino. Che cosa dice? Questo è il mio sangue, sparso per voi, cioè per amore vostro. E dice, questo è il mio, cioè vuol dire, questo sono io. Pensate che bellezza per te vostra. Vedevano Gesù in due modi. Lo vedevano in carne e ossa, come vediamo noi i nostri amici, con gli occhi del corpo. E lo vedevano nello stesso modo con gli occhi dello spirito nel pane e nel vino, perché Gesù ha detto, questo pane sono io, questo sangue, questo vino sono io. E allora Gesù come corpo è salito al cielo, però rimane per sempre con noi, perché quel pane continua ad essere consacrato oggi nella storia. E quel pane, su quel pane, ancora oggi, cosa dice Gesù? Questo è il mio corpo. Su quel calice, cosa dice ancora Gesù? Questo è il mio sangue. E poi alla fine, dopo, dice, fate questo in memoria di me. Ripetetelo,
perché come l'ho fatto io, così fate voi, dice gli apostoli. Pensate che compito ha affidato gli apostoli, di rappresentarlo nel tempo e nei secoli, dove c'è un sacerdote, c'è Gesù, che consacra il pane e il vino. Il compito principale, primo del sacerdote, la grandezza del sacerdote è proprio questo, di prestare la voce a Gesù e di celebrare l'Eucaristia. Questo è il dono più grande per la Spirito. Ma quel pane, il quale viene pronunciata questa parola, è realmente il corpo e il sangue di Cristo, è realmente Gesù. E noi ci rendiamo conto di questo? Con quale entusiasmo noi partecipiamo all'Eucaristia domenicale per incontrare e nutrirci del corpo e del sangue di Cristo? Forse a volte siamo un po' distratti, forse a volte siamo un po' tiepidi, dobbiamo rinnovarci, sentire proprio il bisogno, come i martiri di Atene che hanno detto: ma perché fate questo? Perché senza l'Eucaristia noi non possiamo vivere. Il cristiano deve sempre dire questo. Ecco allora l'impegno vostro, l'impegno, quello di sentire questa presenza di Gesù, quello di amare il Signore, di sentire che Lui è presente sempre nella storia, è presente oggi, e quindi vogliamo incontrarlo nell'Eucaristia. E che il Signore quindi vuole entrare nella nostra vita. Ecco l'impegno quindi di stare con Lui, di dire anche noi: non possiamo fare a meno dell'incontro con Gesù nell'Eucaristia. Ogni domenica è Pasqua. Rinnoviamo questo impegno di fronte al Signore. Ecco, tutti quanti. Poi Gesù è presente nell'Eucaristia. Gesù è il vostro più grande amico. Vero che avete tanti amici, voi siete amici tra di voi, infatti quando vi vedo venire al catechismo vi piace stare insieme. Penso che anche a scuola state insieme con i vostri amici, giocate con i vostri amici, lavorate, studiate, no, avete piacere. Ma c'è un amico che vi ama più di ogni altro, che ha piacere e desidera di stare con voi. È questo amico Gesù. E allora, se Lui vuole essere vostro amico perché vuol bene, voi che cosa dovete fare? Ricambiare, stare con Lui, perché sapete che siete con un amico che non vi tradisce mai, che non viene mai meno, anche nei momenti della difficoltà, perché gli amici tante volte vi troviamo accanto quando stiamo bene, voi ci lasciano nel momento difficile. Gesù no, ecco il vero amico. Gesù no, Gesù è sempre, io sono con voi. E lo abbiamo anche letto, ce l'ha detto Gesù nel Vangelo: chi dimora in me, io dimoro in lui. Quindi se restiamo con Gesù, Gesù sta con noi. Se Gesù sta con noi, noi dobbiamo cercare di stare con Lui. Poi, uno pensiero, ecco, noi siamo fatti per la beatitudine eterna, noi siamo in cammino, noi siamo fatti per il paradiso, non dobbiamo mai dimenticarci. E allora sappiate che già pregustiamo questo paradiso. Quando stiamo con Lui. La beatitudine eterna avverrà dopo una breve, una lunga, lunghissima vita, questo noi non lo sappiamo, ma noi già sappiamo e pregustiamo questo paradiso quando stiamo con Lui. Il nostro viaggio quindi verso il paradiso è già accompagnato dal Signore Gesù. Ecco, noi dobbiamo incontrare il Signore per stare con Lui. Gesù dice ancora nel Vangelo che abbiamo letto: se uno mangia di questo pane, vive in eterno. Vedete, ce l'ho detto lui: chi mangia di questo pane, vive in eterno. Ecco allora,
se io chiedo perché Gesù ha scelto come elemento della